in una sorta di teatro dell'assurdo coloro che hanno votato il presidente Mattarella garantendone la rielezione, nonostante fossero del centrodestra, quindi avrebbero dovuto unitamente a noi immaginare di proporre un presidente della Repubblica fieramente di centrodestra. Ieri accusavano Fratelli d'Italia di aver udito, udito, applaudito il presidente della Repubblica. Sì, effettivamente noi di Fratelli d'Italia ritenevamo di dover rendere giustizia alla maggioranza del popolo italiano, fatto di elettori di centrodestra che non sono razzialmente condannati ad essere degli impresentabili, come ci spiegava la sinistra ogni volta che presentavamo un nome, e pretendevamo e volevamo che i nostri alleati stessero nella trincea del centrodestra anche in Parlamento, presentando candidati di centrodestra, votandoli, soprattutto per aggredire quella narrazione culturale della sinistra che dice che tutto ciò che è un problema del centrodestra è impresentabile. E ieri, invece, al discorso del Presidente della Repubblica, effettivamente Fratelli d'Italia ha applaudito perché A, perché rispettiamo comunque sempre a prescindere l'Italia e le istituzioni, B, perché quando Mattarella dice che è preoccupato per i costi dell'energia, che dobbiamo fare, non applaudirlo, non siamo preoccupati anche noi. Quando Mattarella ringrazia medici, operatori sanitari, volontari del pronto soccorso, forze armate, forze di polizia, che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo applaudirlo? Quando Mattarella dice che uno dei grandi problemi è il declino demografico dell'Italia, noi che vogliamo una politica di sostegno delle famiglie e della natalità, che dobbiamo fare? Non applaudirlo? Quando Mattarella dice che l'Italia deve valorizzare il suo patrimonio artistico culturale, che è una risorsa, che dobbiamo fare? Non applaudirlo? Certo, lo applaudiamo, poi magari diciamo che abbiamo inginocchiato la filiera turistica italiana per delle manovre di governo inaccettabili, per dei provvedimenti inaccettabili. Ma soprattutto, e veniamo ai veri punti salienti del discorso di ieri di Mattarella, a un certo punto Mattarella ha detto bisogna riformare integralmente il CSM, perché quello che abbiamo visto da parte della magistratura è inaccettabile, perché la magistratura deve recuperare terzietà, credibilità, e deve uscire da quelle logiche di corrente che hanno flagellato la credibilità della magistratura italiana. Che dovevamo fare? Non dovevamo applaudirlo, certo, ma non lo abbiamo votato perché lui fino al giorno prima era il presidente di quel Consiglio Superiore della Magistratura che non ha mai sciolto, e quindi non lo abbiamo votato per quello che non ha fatto in questi 7 anni, e abbiamo applaudito quelli che sono i buoni propositi. Le pagelle si fanno a fine anno, non a inizio anno, e la nostra pagella è stata negativa. Ancora Mattarella ha detto che il Parlamento è stato mortificato, che i provvedimenti legislativi devono ritornare dal Parlamento, non debbono più esserci DPCM, decreti legge con la fiducia, e noi lo abbiamo applaudito, certo, perché quello che diciamo noi, e purtroppo Mattarella non ha neanche inarcato un sopracciglio come Presidente della Repubblica nel suo settennato, e avrebbe avuto tutti gli strumenti per farlo, per contrastare governi Conte bis e Draghi che procedevano per DPCM o decreti legge apponendo la fiducia. Ancora Mattarella a un certo punto ha superato se stesso e ha ricordato a tutti noi che dobbiamo difendere la democrazia da poteri sovranazionali che aggirano la democrazia. Certo, lo abbiamo applaudito perché è quello che diciamo noi, ed è il motivo per cui non abbiamo rivotato Mattarella, che ha dato il mandato a 3 presidenti del Consiglio. Uno ce lo aveva davanti mentre lo diceva, cioè al Conte bis, che era un'altra persona, perché il Conte governava con Salvini, il Conte bis con la Boldrini, senza soluzione di continuità, e poi Draghi. Nessuno di questi 3 leader è stato votato. Evidentemente Mattarella è stato bravissimo sui buoni propositi, non è stato coerente con se stesso, o erano 2 persone o quella del settennato appena finito, noi non lo condividevamo e non lo abbiamo votato. Ieri abbiamo applaudito dei buoni propositi, con grande coerenza non abbiamo votato un presidente che ieri ci ricordava che dobbiamo difendere la democrazia da poteri sovranazionali che aggirano la democrazia, dopo che ha conferito il mandato a 3 presidenti del Consiglio non eletti da nessuno, dopo che ieri ha criticato il CSM che fino all'altro ieri ha presieduto senza battere ciglio di fronte ai miasmi inaccettabili che provenivano dal CSM. Quando è stato scoperchiato il vaso di Pandora con Palamara, abbiamo scoperto che si procedeva per affiliazione, per persone che baciavano l'anello e non per il merito, che anzi il merito veniva mortificato. Ecco il Mattarella che abbiamo potuto, quale di buoni propositi, e coerentemente non abbiamo votato invece i
il Mattarella della pagella, perché nella pagella è quel Mattarella che ha consentito tutto il CSM senza scioglierlo, ha consentito DPCM, decreti legge che violavano anche libertà costituzionali degli italiani, decreti legge sui quali venivano apposte le fiducie, mortificando il Parlamento che ieri lui voleva valorizzare, e ha conferito il mandato a 3 presidenti del Consiglio non eletti da nessuno, Conte, Conte bis, che era un'altra persona che ha lo sdoppiamento di personalità, ormai questo è pacifico in psichiatria politica, e alla fine Draghi, che evidentemente avevano altri poteri che li mandavano governare l'Italia e non il popolo. Tutte cose che ha sempre detto Fratelli d'Italia. Ieri le abbiamo sentite da Mattarella, nel suo settennato passato le abbiamo viste negare tutte. Semplice, quindi, noi di Fratelli d'Italia coerentemente siamo entrati con una posizione e siamo usciti con la medesima posizione. No a Mattarella. Ieri, viceversa, di fronte a quelle che erano delle proposte, abbiamo applaudito alcune di quelle proposte, perché in verità non sono le idee di Mattarella, sono quelle di Fratelli d'Italia, sono quelle di cui abbiamo parlato per tutta la legislatura e sono quelle che lui ha contribuito a mortificare in questi anni, ed è il motivo per cui non l'abbiamo votato. È di una semplicità straordinaria. Se poi qualche alleato del centrodestra non lo capisce, parla di incoerenza di Fratelli d'Italia, mi conoscono, mi possono fermare, gli faccio magari dei disegnini, dei sottotitoli e glielo spiego, perché a Fratelli d'Italia, che è entrata con una posizione, no a Mattarella, ed è uscita con una medesima posizione, no a Mattarella, nessuno può parlare di coerenza, serietà e credibilità se è entrato dicendo no a Mattarella e alla fine con i lanci di agenzia ha votato Mattarella. Buona giornata a tutti.